tutti, grazie per essere qui, scusatemi per il piccolo ritardo, è stata anche questa una mattinata, diciamo, con molte cose da fare. Chiaramente molto volentieri faccio con voi un bilancio finale del summit dei leader del G7 sotto presidenza italiana. Chiaramente non posso non iniziare dicendo che è stato per me e per l'Italia nel suo complesso un onore presiedere questo vertice, presiedere il G7 nell'arco, come sapete, di tutto il 2024. Così come non posso partire da diversi ringraziamenti che vale la pena di fare. Chiaramente devo ringraziare tutta la squadra che ha in modo così efficace seguito l'organizzazione di un evento estremamente complesso, così come non posso non ringraziare chi ha curato ovviamente tutti i negoziati diplomatici, a partire dall'ambasciatrice Elisabetta Belloni, chiaramente con tutta la sua squadra. Erano negoziati chiaramente molto complessi. Voglio ringraziare anche il mio consigliere diplomatico, l'ambasciatore Fabrizio Saggio, e poi chi ha fatto sì che un programma molto cadenzato, molto denso, alla presenza di numerose delegazioni, come sapete particolarmente il nostro outreach era molto nutrito, potesse svolgersi sostanzialmente senza problemi. E quindi vanno ringraziati tutti coloro che si sono occupati in generale dell'organizzazione di questo evento sotto tutti i suoi aspetti. Devo ringraziare chiaramente tutte le amministrazioni dello Stato italiano, tutti i funzionari che a ogni livello, in ogni articolazione dello Stato italiano hanno contribuito al successo di questa iniziativa, perché senza timore di smentita di un successo si è trattato. Un ringraziamento particolare chiaramente voglio rivolgerlo alle forze di polizia, alle forze armate, che hanno assicurato che tutto si svolgesse nella massima sicurezza. Mi permetto di ringraziare anche voi giornalisti, tutti gli operatori dell'informazione. In questi giorni avete fatto chiaramente la spola un po' tra Bari e Borgo Egnazia, avete seguito i lavori, li avete raccontati all'Italia, li avete raccontati al resto del mondo, era per noi ovviamente molto molto prezioso. Sono grata ai pugliesi, sono grata alle istituzioni locali, ci hanno accolto in un modo straordinario, spero che anche questo, grazie a questo vertice, insomma, questa terra meravigliosa possa essere ancora più riconosciuta, apprezzata, conosciuta, amata a livello mondiale come merita di essere. Direi che si è trattato complessivamente di un ottimo gioco di squadra.